Andrea sa perfettamente di avere delle pessime abitudini. Videogioca ogni giorno, mangia schifezze, non si allena da tanto, magari fuma e non solo sigarette, e perde le ore a guardare TikTok di ragazze che ballano. Oppure tipo quelle ragazze che dicono quale sarà il prossimo ragazzo a... No, aspetta, questa la devo censurare. Andrea sa di avere queste cattive abitudini, ma non riesce a fare niente al riguardo. Vorrebbe smettere di fumare, ma smettere di fumare è difficilissimo, è una dipendenza, come la si toglie. Ormai la sigaretta dopo ogni pasto ci sta per forza. Non potrei farne a meno, cadrei in depressione. Vorrebbe magari diminuire le sue ore nei videogiochi, vorrebbe smettere di videogiocare per fare qualcosa di più produttivo nella vita vera. Ma sì, dai, perché dovrebbe essere negativo giocare? Alla fine mi diverto, è una cosa felice. Andrea cerca costantemente delle scuse per non smettere e continua a dire: tanto non ci riuscirò, non ho mai fatto niente di buono nella mia vita, non sono fortunato come gli altri, sono un perdente, faccio schifo. Se sei un perdente non devi dirlo. Io ero come Andrea, giocavo più di 8 ore al giorno, lo ripeto sempre, ma c'è stata un'estate in particolare in cui non sono andato una volta a mare e io ho il mare letteralmente a 100 metri e continuavo a dire: no, ma che schifo il mare, ma a cosa serve, che sfigati quelli che vanno a mare, ma come fa a piacervi? Ragazzi, letteralmente io uscivo di casa, facevo 150 metri massimo, forse sto pure esagerando, sto veramente sminuendo, cioè proprio sono vicinissimo al mare. Se mi fossi messo le cuffiette con una canzone, massimo una canzone e mezzo, due, e sarei arrivato. E comunque non uscivo di casa per giocare ai videogiochi. Avevo tutte le pessime abitudini, anche fumare. Non sono mai stato uno che ha iniziato a fumare da piccolo, tipo da ragazzino quando provano tutti. Ho sempre rifiutato, non ho mai nemmeno toccato una sigaretta. Ma poi a un certo punto, l'anno scorso, non dico di aver iniziato a fumare abitualmente, ma comunque non mi dispiaceva, non trovo niente di male, e piano piano stava diventando un'abitudine. Ero completamente fuori di testa in quel periodo, non ragionavo, sminuivo qualsiasi cosa e dicevo: sì, ma tanto. Ma quindi, Branf, come hai fatto a smettere con tutte queste cattive abitudini e implementare delle buone abitudini nella tua vita? Beh, il trucco sta nel non autosabotarsi. Insomma, se sei un perdente, se hai tutte le abitudini negative, se sai di esserlo, non devi dirlo. E no, e non dico di non dirlo in giro, eccetera, eccetera, ma non devi nemmeno pensarlo, non devi nemmeno dirlo a te stesso. Proprio ora sto leggendo un libro che si chiama Come trattare gli altri e farseli amici, un libro famosissimo che consiglio a tutti. Se non lo conoscete, ragazzi, veramente non sto scherzando, è uno dei libri imprescindibili che ognuno dovrebbe leggere, soprattutto se siete nella crescita personale come me in questo momento. E c'è un capitolo dove si parla del sorriso, del perché ridere deve essere alla base di ogni giornata. Insomma, sorridere a qualsiasi persona, per esempio la cassiera o qualcuno per strada, non aver paura di farlo, e un singolo sorriso potrebbe cambiare la giornata magari di una persona che non è tanto felice o comunque non riceve sorrisi, anche perché è raro che al giorno d'oggi qualcuno per strada ti sorrida così a caso. E in questo capitolo dicono anche che il sorriso è un buon metodo per fare subito buona impressione sugli altri. Ovviamente ve lo sto spiegando male, cioè leggete il libro, là lo spiega in maniera molto approfondita il perché, eccetera eccetera. Ma una cosa che mi ha molto stupito e che mi ha ispirato a fare questo video è questa qui. Ora vi leggo un pezzetto del libro. Non c'è niente di buono o di cattivo in sé, diceva Shakespeare. È il pensiero che rende le cose buone o cattive. Abraham Lincoln osservò una volta che molta gente è felice perché vuole esserlo. Poi l'autore fa l'esempio di alcuni ragazzi disabili che un giorno ha incontrato salire delle scale, erano un gruppo di ragazzi, ed erano super felici e sorridevano. E si chiedeva: ma come, dopo tutte quelle tragedie che hanno passato, come fanno ad essere così felici? Oppure c'era un uomo che viveva una vita infelice, era visto da tutti come sgorbutico, a casa
sua, nella sua famiglia regnava un ambiente un po' cupo. Tornava dal lavoro, andava a dormire, si svegliava la mattina, faceva la colazione che gli aveva preparato la moglie, andava al lavoro, poi andava a dormire, tutto un ciclo. Da quando la mattina ha iniziato a sorridere a sua moglie, la moglie rimase sbalordita perché non riceveva un suo sorriso ormai da anni. E poi quest'uomo continuò a sorridere a quelli al lavoro, a sorridere al negoziante, continuare a sorridere a sua moglie ogni giorno, e in qualche mese la sua vita cambiò da così a così, completamente. Il punto è che le persone pensano che la felicità derivi da qualcosa, ma in realtà non è così. Semplicemente, se oggi ci svegliamo, sorridiamo allo specchio e diciamo sono felice, il tuo cervello percepirà la felicità. Il fatto di essere tristi è solo perché noi effettivamente vogliamo essere tristi e ci buttiamo giù. E questa cosa la possiamo ricollegare al fatto delle abitudini. Mi ricordo un giorno che stavo fumando e la vicina bussò alla mia porta. Così le aprì e iniziammo un attimo a parlare, e le dissi che comunque volevo smettere di fumare, che non fa per me, non mi rispecchio in questa azione, in questa cattiva abitudine. E lei mi disse: guarda, io ho vissuto molto più di te, e le uniche persone che ho visto smettere di fumare sono quelle a cui sono capitate delle cose brutte legate al fumo, ma le altre non ho mai riuscito, non ci riuscirai, è difficilissimo. Ecco, questa è la mentalità più sbagliata che possiate avere. Pensare che qualcosa sia difficile da fare la rende difficile. Pensare di essere infelici rende la vostra vita infelice, come pensare di essere felici renderà la vostra vita felice. Se voi iniziate a pensare "non sono un fallito", smettere di fumare è facilissimo, è una delle cose più facili al mondo. Oppure smettere di videogiocare è una cazzata. Se voi sminuite tutte queste cose che le altre persone dicono "no, è difficilissimo, è impossibile, non si può fare", allora state certi che ci riuscirete. Quando ho deciso di togliere le abitudini cattive dalla mia vita, mi sono detto "smetto, sarà facile". E non dovete pensare "ok, sono un fumatore che sta cercando di smettere". Questo è già il mindset sbagliato. Oggi sei un fumatore? Bene, vuoi smettere? Domani non sei più un fumatore. Non è che sei un fumatore che sta cercando di smettere. Non lo sei, punto. Fine, non devi nemmeno stare lì a contare i giorni. Non fumo da 35 giorni. Oh no, oggi ho interrotto la mia streak. Come faccio? Ho rifumato, ho perso tutti i progressi. Ragazzi, non funziona così. Se volete smettere di fumare, per esempio, vi dovete mettere in testa che non siete dei fumatori, che è facilissimo smettere di fumare e che tutti quanti ci possono riuscire. Così, se magari dopo 30 giorni che avete smesso di fumare ricadete e fumate un'altra sigaretta, non avrete quella pressione mentale di dover dire "ok, ho interrotto la mia serie di non fumare e adesso ricado in questo vizio, tanto ormai l'ho interrotta, dovevo riniziare tutto da capo". No, dovete pensarla in questo modo: sono passati 30 giorni, un mese, e in questo mese ho fumato solo una volta, il mese scorso fumavo tutti i giorni, ho fatto un grandissimo progresso, vediamo il prossimo mese come andrà. E continuate, perché voi dovete tenere in testa sempre: io non sono un fumatore. Volete avere successo nella vita? Io non sono un fallito. Molte persone mi chiedono: Branf, ma ok, tu guadagni 20.000 euro al mese, ma io, a me basterebbero pure 5.000 euro al mese. So che è difficilissimo lo stesso farli, ma dammi qualche consiglio. Non posso aiutarti in nessun modo. O meglio, posso aiutarti e lo sto facendo con questi video, quindi ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdertene nessuno. E condividi questo video con un tuo amico che è come Andrea. Ma effettivamente, quando mi chiedete queste cose, come posso guadagnare 5.000 euro al mese, so che è difficile, io non posso dirvi praticamente come fare, non posso dirvi devi fare questo, questo e questo, perché prima dovete lavorare su voi stessi, sulla vostra salute mentale, sul vostro mindset, perché quello è lo step fondamentale, nemmeno il primo step, proprio lo step zero. Già il fatto che pensi sia difficile guadagnare 5.000 euro al mese non te li farà guadagnare. Se il tuo obiettivo è guadagnare 100.000 euro al mese, ma pensi sia impossibile, sia difficile da raggiungere, non lo raggiungerai. Devi essere a tuo agio con quello che vuoi fare e che stai facendo. Devi dire: io guadagnerò 100.000 euro al mese, facile, easy, proprio che invece se già inizi voglio fare 100.000, però un po' difficile, sai, nessuno li fa in Italia, le tasse,
è questo, è quell'altro, ma basta. Quindi, riassumendo, se sei un fallito non devi dire di essere un fallito, se vuoi smettere di fumare non devi dire di essere un fumatore. Il tuo cervello viene direttamente condizionato da quello che pensi, e questo è anche il principio dell'effetto placebo, se ci pensate. L'effetto placebo avviene quando ad alcune persone viene data una medicina che può curare un loro male, ma questa medicina effettivamente non contiene nessun principio attivo. Ma già il fatto che viene detto a queste persone: questa pillolina ti cura l'influenza, anche se quella pillolina effettivamente non fa nulla, è come aria, le persone si autoconvincono che quella pillola curerà la loro influenza, è veramente gli passa l'influenza. Quando il nostro cervello si autoconvince di una cosa, è impossibile fermarlo. Quindi se vi autoconvincete di essere felici, sarete felici. Se vi autoconvincete di poter diventare ricchi al 100%, diventerete ricchi. Se vi autoconvincete di non essere più dei falliti, non sarete più dei falliti. Io come sempre vi ricordo di fare ciò che vi rende felici, per non dover mai pensare a ciò che vi renderà ricchi. Lo sapete che so imitare il suono del vino che viene versato dentro un bicchiere? Guardate. Perché mi seguite? Io mi chiedo.